Gina, questo pomeriggio viene presentata a Roma un libro un po' particolare, si intitola Chiedi al teologo, è edito dalla San Paolo, intervengono Monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Che libro è? Un libro che raccoglie le risposte del teologo Giuseppe Lorizio, che insegna alla Lateranense sul settimanale Famiglia Cristiana, quindi le domande in qualche modo dei lettori. Allora, noi abbiamo raggiunto l'autore di questo libro, lo ringraziamo per la sua disponibilità. Dicevamo Giuseppe Lorizio, ordinario di teologia fondamentale e metodologia teologica alla Pontificia Università Lateranense. Allora, professore, tradurre il linguaggio comprensibile, il linguaggio della teologia, perché le domande immaginiamo siano state le più varie, e che scommessa è stata questa per lei? Sì, all'inizio veramente difficile da accettare perché, insomma, come teologo accademico un po' snobbavo una rivista così popolare come Famiglia Cristiana, però ho accettato la sfida perché anche questa contaminazione mi sembra importante per la teologia, che è chiamata ad ascoltare innanzitutto le domande, altrimenti rischia di dare risposte troppo astratte e troppo lontane dall'esistenza delle persone. Tutto questo cammino è iniziato nel 2006, va ancora avanti e qui abbiamo raccolto le domande e le risposte, organizzandole secondo le domande fondamentali: da dove veniamo, come arriviamo, abitiamo la storia, chi ci salverà, dove andiamo. E devo dire che il risultato può essere, se non altro, utile alle persone che cercano in qualche modo risposte alle domande di senso. E abbiamo usato anche la metafora del labirinto per dire come spesso ci sentiamo come in un labirinto nella nostra vita quotidiana e abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti ad uscirne, e questo qualcosa e questo qualcuno è innanzitutto la parola di Dio che il teologo ci aiuta ad interpretare. C'è qualcosa che l'ha sorpresa in questo dialogo con la gente? Sì, alcune domande che nemmeno colleghi teologi o studenti di teologia arrivano a fare, di grande spessore speculativo, come per esempio una delle ultime domande, che non c'è nel libro ma è sulla rivista, cioè se la questione della creazione sia una questione di scienza o di metafisica. Questo mi ha stupito molto, come anche le domande ricorrenti, a volte ci sono delle ripetizioni nel libro, ma questo l'abbiamo lasciato proprio per mostrare che su certi temi c'è convergenza. La domanda per esempio sul tema della libertà, come possiamo essere liberi e dotati di libero arbitrio se non abbiamo deciso di essere al mondo? Queste domande chiaramente mi hanno impegnato molto e devo dire che a volte mi costava più scrivere la risposta di 500 battute o di 900 battute a Famiglia Cristiana che non preparare una lezione. Quindi diciamo c'è un mondo che interroga la teologia. Sì, perché le persone che vivono la fede intanto vogliono anche cercare di capire e cercare di pensare, un po' come un'esigenza personale interna di loro stessi, e un po' anche perché sono provocati a volte dall'esterno. Per esempio, c'era una signora che chiedeva, e questa domanda è nel libro, come mi devo rapportare a una mia amica che segue la teosofia di Rudolf Steiner, cosa ne pensa la Chiesa, cosa ne pensa la teologia. Quindi da un lato c'è un'esigenza interna, cioè la fede, diceva Sant'Agostino, se non è pensata non è niente, dall'altro lato c'è anche la provocazione che viene dal di fuori con domande che spesso non trovano immediatamente delle risposte, hanno bisogno di un supporto e di strumenti per dare delle indicazioni che non siano banali. Da un punto di vista del linguaggio è stata difficile questa operazione. Sì, noi siamo abituati più a un linguaggio tecnico, diciamo scientifico, ritenendo appunto che la teologia sia una disciplina soprattutto accademica. Ma io insisto sempre, ma questo anche da prima, sul fatto che il luogo della teologia certamente può essere l'università, ma non è solo l'università, il luogo della teologia è la chiesa e la città. E quindi in questo senso bisogna saper comunicare la fede con un linguaggio accessibile a tutti. Questo accade grazie anche all'attività
degli strumenti di comunicazione sociale come la vostra radio, come TV 2000, come Famiglia Cristiana, come il giornale Avvenire, che quando mi chiedono di essere presente come teologo, allora non mi sottraggo proprio per questo motivo. Quindi, insomma, è un'avventura che può continuare, professore. Sta continuando, perché sto continuando a ricevere quesiti dal direttore di Famiglia Cristiana, Don Antonio Rizzolo, che ringrazio, e sto continuando a rispondere sul settimanale. Perciò amo dire che l'autore di questo libro non sono solo io, cioè ci sono 180 domande e risposte poste da 150 lettori. Quindi possiamo dire che è un libro scritto da 151 persone. Bene, professore, grazie davvero. Insomma, ci ha fatto venire la curiosità di leggerlo. Dicevamo, chiedi al teologo, l'autore Giuseppe Lorizio, edito da San Paolo. Noi chiudiamo questa puntata di Ecclesia dando notizia del messaggio che Papa Francesco ha fatto raggiungere al summit sull'ambiente, sul clima in corso a Madrid. Ne abbiamo parlato ieri da questi microfoni. Il Papa ha scritto